Anche oggi è stato un Napoli di caratura superiore, in particolare nel primo tempo. Se dopo soli 3 minuti di gioco è riuscito a sbloccare con un assist di Maradona ed un perfetto tiro di collopiede di Carnevale il risultato di partenza. Il gol del 2-0, forse il più spettacolare degli otto visti, sembrava dovesse smorzare tutte le vellità di recupero della Juve, praticamente inoffensiva nei primi 45 minuti. La giocata di Careca e Greggia, già la prima volta quando Brio calciava la palla provvidenzialmente, diventava mirabile la seconda sulla ribattuta dello stopper bianconero. È partito ancora dal piede di Diego Armando Maradona il gol del 3-0, quando ha proposto a Ferrara in proiezione offensiva l'opportunità di andare a rete. La regola del vantaggio ha favorito la corrente Careca e la sua fiondata diagonale non ha perdonato. 3-0. A questo punto un po' tutti in tribuna, dall'avvocato al suo illustre ospite Kissinger, a Vicini, a Sivori, a Bettega, hanno pensato di dover registrare il totale crollo del bianconeri nella ripresa, ed invece Zoff dava carica negli spogliatoi e dopo 3 minuti Galia, che ha effettivamente concesso un po' troppo spazio a Maradona, si è trovato nella posizione ideale per sfruttare a dovere il preciso lancio in profondità. Accusava la rete del 3-1 il Napoli, che per una decina di minuti è stato quasi in balia dei bianconeri, tanto che nel volgere di pochi minuti subiva ancora un gol, e questa volta con l'unica prodezza di Zavarov, autore di una scivolata ideale sul cross di D'Agostino. Il 3-2 poteva davvero impensierire, ma il Napoli di oggi era letteralmente straripante, coraggioso e registrato in ogni reparto. In questa maniera non poteva non concretizzare ancora la sua superiorità e dal pressing di Napoli aveva origine l'azione del quarto gol, assist per Careca e suo pallonetto preciso. Il merito della Juve, l'unico, è stato quello di non demordere. E dagli 11 metri De Agostini non perdona e va a riaprire ancora la partita con un imprevedibile 4-3. Se è rigore quello di Corradini, è rigore anche questo di Tricella, che manda gambe levate e Carnevale. Il conto ora è pari, rigore. Spunta fuori Renica, che tira centrale ma forte. Finisce tra campi e fuochi di giornali e già si pensa a Bordeaux. Il tridente appunto ancora.